Questa era Roma città persa, l'ha scritta una brava musicista che si chiama Ludovica Valori. Noi siamo la banda Iorona e ora vi portiamo questa I fascismi ora, l'ho scritta io, Temo, e insieme a Carlo Catalisano il testo, e partendo, parafrasando Pasolini, parla, descrive quali sono i fascismi al nostro tempo. Quando si parla di fascismo, spesso si parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale, prima che sociale è interpersonale. Il fascismo come dottrina politica è la trasposizione su un piano pubblico di un rapporto basato sulla coercizione e la violenza, sull'identificazione in un gruppo, sulla trasformazione da leader a capo. Il fascismo è corporativismo, è l'idealizzazione della gerarchia, della verticalità nelle relazioni, del prevalere del più forte sul più debole. Il fascismo sta nell'imporre la propria idea sugli altri con la violenza, a non metterla mai in discussione. Il fascismo è assenza di diversità, è omologazione, è branco, è maschilismo, è un colore a tinta unita, è il mio muretto è meglio del tuo e siamo nemici per questo. Il fascismo è spersonalizzazione dell'individuo e la sua identificazione in un gruppo. È il nemico che è qualsiasi cosa fuori dal proprio steccato. È la divisione degli esseri umani in categorie. Il fascismo è il germe della violenza che fiorisce in idea politica e di società. Il fascismo è incapacità di amare, di immedesimarsi nel prossimo, di vedere nelle differenze unità. Esaltazione della spirale di distruzione insita in ognuno di noi. Pasolini scrive: non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole. Occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di una società. Grazie. La banda Iorona, grazie mille, ci vediamo dopo. Buon 25 aprile! Sempre una certezza. Grandissimo questo pezzo sui fascismi e sul fascismo, veramente bello. E adesso con grande commozione diamo la parola a Suriel, che è il nipote di Mario Fiorentini. Io non vi devo dire chi era Mario, è stato il partigiano più decorato d'Italia, a lui si devono delle azioni militari incredibili, fatte anche in solitaria, come l'attacco a Regina Coeli, cui fuggì in bicicletta velocemente e i nazisti non riuscirono a prenderlo lì davanti a Regina Coeli. È scomparso quest'anno, per noi è una grande perdita, lo scorso anno era qui sul palco
insieme a noi e ci fa piacere che sia un giovane suo nipote a ricordarlo. Grazie Suriel. Buon 25 aprile a tutti, buona festa della liberazione dal nazifascismo.